Il volante, il volante, la ruota, la ruota, la targa, la targa, il faro. Il faro La portiera La portiera Il motore Il motore Lo specchio Lo specchio Il sedile. Il sedile. La cintura. La cintura. La benzina. La benzina. La batteria. La batteria. I pedali. I pedali. Luca non è più sveglio di noi. Giulia ha più fratelli che sorelle. Lui ha più energia di sua figlia. Claudia è più bella che geniale. Tu non guardi più film che serie. Ci sono più coltelli che forchette. Gli amici sono meno bassi di me. Lei è meno giovane di sua sorella. Tu sei molto meno vecchio di noi. Ci sono meno studenti che alunni. Leggo meno romanzi che riviste. Il lavoro è meno noioso che bello. L'auto è veloce come la moto. Siamo competenti come loro. Quel cane è calmo come il mio. Io sono intelligente come lei. Noi siamo ricchi come loro. Claudia è stanca come tutti. Luca è il più ordinato della casa. Io sono il più alto della famiglia. Tu sei il più giovane del gruppo. Lei è la più alta della sua classe. Quella è la più bella di tutte. Lisa è la più intelligente di noi. Uomo Donna Cugino Cugina Papà Mamma, Studente, Studentessa, Lettore, Lettrice. Autore, Autrice allenatore allenatrice sciatore sciatrice amico amica zio zia marito moglie maschio femmina fratello sorella cassiere cassiera pittore, pittrice, nipote, nipote, cuoco, cuoca, figlio, Figlia pilota pilota dottore dottoressa. Chi non cucina poi lava i piatti. Chi vuole partecipare si iscrive. Non mi piace chi è maleducato. So chi ha fatto questo dipinto. Parlo con chi mi sta ascoltando. Non ho visto chi è andato via. Che? Qui. Mi piace il vestito che hai preso. Ecco gli amici che mi aiutano. Luca, a cui ho detto tutto, è qui. Il cane che ti inseguiva è mio. Chiamo Lisa, di cui non so nulla. Questa è una festa che mi piace. Il quale Gianni, il quale è mio amico, è alto. La frutta. La quale è buona, fa bene. Ecco Claudia, la quale è molto bella. L'auto, la quale è qui fuori, è rotta. Vado dal nonno, il quale è a casa. Lo dico a lei, la quale non sa nulla. Esprimere espresso erigere eretto fondere fuso friggere fritto. Giungere, giunto, imprimere, impresso, includere, incluso, intendere, inteso. Invadere. Invaso leggere. Letto. Mettere. Messo. Muovere. Mosso. Nascere. Nato nascondere nascosto se sei stanco vai a letto se nevica non vado a passeggiare. Se non si sbriga, perde l'autobus. Se bevi così tanti caffè, ti innervosisci troppo. Se vieni a trovarmi, ti dico le ultime novità. Se partiamo subito, non troviamo sicuramente traffico. Se vai in città, dimmelo che vengo con te. Se tornate in tempo, mangiamo insieme. Se questo libro ti piace, te lo regalo. Se ha la febbre, deve rimanere a letto. Se studierai di più, riuscirai a preparare più esami. Se a Natale avremo un po' di ferie, andremo a sciare. Se mi permette che guiderà piano, andrò in macchina con lui. Se la prossima settimana sarò ancora malata, andrò dal dottore. Se saranno buoni, li porterà al parco. Se avesse più tempo, rimarrebbe qualche giorno in più a Roma. Se Pino ascoltasse i suoi consigli si troverebbe meglio se non prendesse l'ombrello si bagnerebbe completamente se gli esercizi non fossero così difficili finirebbe prima i compiti se non avesse un altro impegno ti chiamerebbe volentieri il mio il tuo, il suo, il nostro, il vostro, il loro, i miei, i tuoi, i suoi, i nostri, i vostri, i loro. la mia, la tua, la sua, la nostra, la vostra, la loro, le mie, le tue, le sue, le nostre, le vostre. Le loro. Quando finiscono le lezioni? Quando finiranno le lezioni? Dove vai questa sera? Dove andrai questa sera? Quando venite a trovarmi? Quando verrete a trovarmi? Quante ore studiate? Quante ore studierete? Dove pranzate? Dove pranzerete? Da chi si fermano a dormire? Da chi si fermeranno a dormire? Con chi esce Maria? Con chi uscirà Maria? Quando inizia il lavoro? Quando inizierà il lavoro? Ogni mattina alle 8.55 esce con la giacca a doppio petto tutta abbottonata, il cappello calcato in testa cammina dritto e senza distrazioni fino al portone dell'ufficio, dove entra alle nove in punto. Attraversa l'anticamera, passa davanti ai tre sportelli per il pubblico, spinge la porta a vetri con una mano, togliendosi con l'altra il cappello. Saluta i colleghi e va a prendere posto al suo tavolo. Appena seduto, apre un registro, poi si accende la prima sigaretta e incomincia a lavorare lento e preciso. Marco dice che rinvierà la partenza di due giorni. Marco aveva detto che avrebbe rinviato la partenza di due giorni. La signora Marini dice che il figlio si laurerà entro giugno. La signora Marini aveva detto che il figlio si sarebbe laureato entro giugno. Il direttore stabilisce che le vendite inizieranno prima dell'estate. Il direttore aveva stabilito che le vendite sarebbero iniziate prima dell'estate. I nostri amici sono d'accordo, festeggeremo la vittoria in pizzeria. I nostri amici erano d'accordo, avrebbero festeggiato la vittoria in pizzeria. La mamma dice che comprerà tutto il necessario. La mamma diceva che avrebbe comprato tutto il necessario. La polizia è convinta che l'omicida tornerà sul luogo del delitto. La polizia era convinta che l'omicida sarebbe tornato sul luogo del delitto. Marco e i suoi amici dicono che in estate andranno in campeggio. Marco e i suoi amici dicevano che in estate sarebbero andati in campeggio. Il professore assicura che farà tutte le pratiche necessarie. Il professore assicurava che avrebbe fatto tutte le pratiche necessarie.